bentornati alla locanda dei buoni e cattivi. Insomma, per sapere come stanno andando le cose lo chiediamo a Giuditta, ecco qui, tra ragazzi che si stanno reinserendo e cuochi di valore. Insomma, cosa state combinando? Ci sono tante novità per l'estate, sta andando tutto molto bene e abbiamo deciso che avremmo fatto questo esperimento importante. E per tutta l'estate saremo aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Senta, ricordiamo al pubblico che ci sta seguendo da casa come nasce la locanda dei buoni e cattivi. La locanda nasce per dare, diciamo, una possibilità a ragazzi che hanno bisogno di una seconda possibilità o, insomma, per fare inserimenti lavorativi per ragazzi e ragazze che hanno problemi diversi. Per cui noi abbiamo un ambiente molto giovane, molto anche inesperto, però con tanta buona volontà e tanto impegno, insomma, abbiamo raggiunto risultati importanti. Allora andiamo in cucina e oggi prepariamo un ottimo couscous. Checco, buongiorno. Buongiorno. Tartar di? Di verdure. Faremo il pesto di rucola con la rucola, la farina di mandorle, l'olio extravergine che usiamo qua in locanda. A vedere come si fa direttamente, così abbiamo tutto davanti agli occhi. Circa per 200 g di rucola ci vogliono 100 g di olio e 80 g di farina di mandorle. Però adesso faremo un po' tutto veloce. Questa è farina di mandorle. Farina di mandorle. E poi andremo a passarlo col mixer a immersione. Nel frattempo ci siamo preparate questa tartare di verdure composta da? Composta da zucchine, sedano, carote e cetrioli. Sono tutte verdure biologiche che ci vengono fornite dall'azienda Poco Poco e dal paese del vento. Tagliate finemente, come vedete, a cubetti, quindi crude rigorosamente perché sono freschissime. Ecco, e poi abbiamo dei pomodorini. Cherry, sì, pomodorini ciliegino. Piatto freschissimo, adesso non ci resta che comporlo. Sì. Qui abbiamo il couscous che abbiamo fatto in precedenza. Abbiamo già composto il couscous solo con acqua salata e dell'olio per non attaccarsi. Ok. L'estate fa piacere il couscous, eh? Sì, è un piatto fresco. Questo viene... è sempre un prodotto biologico. Ok, adesso prendiamo la carta e la condiamo con il pesto di rucola e dell'olio extravergine. Ecco, poi ci mettiamo il pesto di rucola. Il pesto di rucola anche dentro, poi ne metteremo altro sopra. Condiamo bene. Poi andremo a montarlo così. Schiacciamo un po'. Bene. Poi faremo così. Ecco qua. Mettiamo un cucchiaio di pomodorini sopra. Di rucola. Ed ecco qua. Mettiamo un cucchiaio di pesto di rucola. Così. Non ho fatto una schifezza. Lo rinfresca comunque. Sì. Un giro d'olio. La nostra tartare è pronta. Grazie.